fare questa simulazione. Abbiamo questo blocchetto di legno che rappresenta un muro di sostegno, sul quale però abbiamo messo un ulteriore carico. Questo spazio vuoto è lo spazio che andiamo a colmare con del sale grosso che simula un terreno. Quindi realizziamo un terrapieno con un muro di sostegno. Vediamo cosa succede. Ecco. Ora questo carico ulteriore che abbiamo applicato sul muro di sostegno intuitivamente rafforza la capacità del muro di sostegno di reggere il carico prodotto dal terrapieno. Proviamo a togliere questo sovraccarico. Ecco, non so se si è notato, ma il muro, nel momento in cui abbiamo tolto il sovraccarico, ha subito una leggera rotazione e un leggerissimo spostamento in avanti. Bene, prima di subire questa lievissima rotazione, il terrapieno, ovvero il nostro sale, esercitava una spinta molto forte sul muro di sostegno, detta spinta di quiete. Nel momento in cui il muro ha un piccolissimo cedimento in avanti, una piccolissima traslazione o una piccolissima rotazione o tutte e due le cose, si stacca idealmente da questo terrapieno, quindi da questo blocco di sale doppio, una parte che segue un profilo più o meno curvilineo che esercita una spinta minore di quella iniziale, detta spinta attiva. E questa spinta attiva è quella che il muro deve bilanciare. La spinta iniziale, ovvero la spinta di quiete, di tutto il terrapieno era più forte, tanto è vero che il muro si è spostato un po'. Nel momento in cui si stacca una piccola parte di questo terrapieno, e qui non si vede perché non è visibile questo distacco, ma c'è un distacco, solo una parte del terrapieno eserciterà una spinta sul muro di sostegno che ha un valore inferiore a quella iniziale. Ora, il terrapieno che noi abbiamo simulato è un terrapieno senza sovraccarico. Ma non sempre così, perché per esempio un terrapieno potrebbe essere un terrapieno sul quale c'è una strada, c'è un parcheggio o comunque uno spazio sul quale gravano le carichi. E allora, per esempio, se noi applichiamo un carico su questo terrapieno, vediamo cosa succede. Crolla tutto. Quindi un sovraccarico sul terrapieno incrementa fortemente il valore della spinta sul muro, producendone il crollo. Quest'angolo, secondo il quale si dispone in maniera naturale il terreno, corrisponde all'angolo di attrito interno. Quindi se noi dovessimo avere un terrapieno per il quale è ammissibile una pendenza del genere, non ci sarebbe bisogno di alcun muro di sostegno. Il terreno si regge da sé. Ma ricapitoliamo. E allora, supponiamo di avere un terreno sul quale andiamo a realizzare un muro di sostegno che può avere una forma, una sezione rettangolare, che è la sezione più semplice, ma può avere anche altri tipi di sezione, come vedremo nei video successivi. Ecco, supponiamo che questo sia uno spazio che va riempito con del terreno fino più o meno all'altezza del muro di sostegno. Attenzione, una cosa importante: questo terreno lo consideriamo in prima approssimazione omogeneo. Che vuol dire omogeneo? Che è più o meno uguale in ogni sua parte. Quindi è differente dal caso in cui abbiamo un terreno, per esempio, a strati, dove possiamo avere uno strato inferiore che ha delle caratteristiche, uno strato superiore che ha altre caratteristiche, o anche più strati, e così via. Bene, che cosa succede? Nel momento in cui realizziamo questo terrapieno, beh, è intuitivo che il terrapieno sul muro esercita una spinta. Questa spinta, ovviamente, è una spinta che avviene su ogni punto di questa parete interna del muro.
ma possiamo rappresentarla sinteticamente con la sua risultante, che potrebbe essere una forza che indichiamo con S e che chiamiamo spinta di quiete. Dobbiamo anche considerare questo terreno scarsamente coerente, o meglio proprio incoerente. Bene, questa spinta dobbiamo considerarla come una spinta che tutto il terrapieno esercita su questo muro. Ora, cosa succede? Che nel momento in cui agisce questa spinta, il muro subisce un lievissimo spostamento, che può essere uno spostamento, una traslazione, quindi per esempio il muro si sposta un po' più in avanti, ma di quantità piccolissime, oppure una lieve rotazione che potrebbe avvenire rispetto a questo punto o rispetto a questo punto. Quindi possiamo vedere una lievissima rotazione che qui viene esagerata nel disegno. Bene, che cosa succede ora? Nel momento in cui il muro subisce questo lievissimo spostamento, dal terrapieno si stacca un blocco di terreno che ha in genere una forma curvilinea, una curva del genere. Quindi questa parte del terreno, per effetto di questa frattura interna, si stacca dal resto del terrapieno. E allora l'azione esercitata dal terreno sul muro è soltanto quella di questa parte qui che abbiamo tratteggiato. E allora si avrà una spinta dovuta solo a questa porzione di terreno. Ecco, noi possiamo considerare ora la tangente a questa curva nel punto iniziale. Ecco, questa tangente formerà con l'orizzontale un angolo alfa. Ebbene, noi possiamo considerare, approssimare questa curva a un segmento, quindi un tratto rettilineo, che ha l'inclinazione di alfa. Quindi più o meno, ecco, un tratto del genere, questo è l'angolo alfa. Questa parte qui del terreno, che si è staccata dal resto del terrapieno, è chiamato cuneo di spinta. E la spinta che questo cuneo esercita sul muro di sostegno viene chiamata spinta attiva, o anche valore limite inferiore. Mentre la spinta di quiete esercitata dall'intero terrapieno, un attimo prima che il muro subisca un cedimento, è detta anche valore limite superiore. Ora, se questo è l'angolo alfa, che questa superficie del cuneo di spinta forma con l'orizzontale, l'angolo di attrito del terreno sarà un angolo inferiore, lo indichiamo in genere con φ. Bene, facendo delle prove di laboratorio, si è stabilito che alfa, quindi l'angolo che, ripeto, la parete interna del cuneo di spinta forma con l'orizzontale, l'angolo alfa, è uguale a π greco quarti più la metà dell'angolo di attrito, esprimendo la misura degli angoli in radianti. Π greco quarti sappiamo che nel cerchio trigonometrico corrisponde all'angolo di 45 gradi, quindi possiamo anche scrivere alfa uguale a 45 gradi più φ mezzi. Le due formule sono uguali, cambia il sistema di misurazione degli angoli. Ora dobbiamo precisare che la spinta attiva è di molto inferiore alla spinta di quiete iniziale. E allora il fatto che il muro abbia un lieve cedimento e quindi si determini il distacco del cuneo di spinta e dunque un'azione sul muro detta spinta attiva che è inferiore alla spinta di quiete è un fatto positivo. Se il muro non avesse alcun cedimento sarebbe sottoposto a un valore della spinta di molto superiore al valore della spinta attiva. Attenzione, questo ragionamento lo abbiamo fatto supponendo che non ci sia attrito tra terreno e muro, ma in realtà questo attrito c'è. E beh, è intuitivo che questo blocco di terreno, questo cuneo, tenda a spostarsi verso il basso per gravità e quindi sul muro esercita un'azione verso il basso, che è un'azione di attrito, quindi
all'azione del cuneo di spinta sul muro S con A si va ad aggiungere questa forza di attrito che è una forza rivolta verso il basso e che sarà la somma di tante piccole forze di attrito che si esercitano sulla intera superficie del muro. Bene, queste due forze si sommano e si avrà allora una risultante R che è inclinata. Ora, se la risultante di tutte le spinte agenti sul muro non è orizzontale ma è inclinata, ciò va a vantaggio della stabilità del muro, e questo vedremo più avanti nel prosieguo della trattazione del calcolo delle spinte perché avviene. Ma è una cosa intuitiva che possiamo anticipare: se noi abbiamo una spinta orizzontale sul muro, il muro tende a ruotare rispetto a questo punto. Infatti, se io ho un muro di sostegno ed esercito una spinta sulla parete interna del muro, il muro, vedete che tende a ruotare rispetto a questo punto esterno, fino a cadere. Ora, se abbiamo una spinta orizzontale, il braccio rispetto al punto di rotazione, chiamiamolo punto P, è questo. Ma se la risultante delle azioni agenti sul muro è inclinata in questo modo, il braccio di questa risultante rispetto al punto P è questo. E quindi è di molto inferiore. È vero che la risultante R è maggiore della S con A, della spinta attiva, ma il braccio è talmente più ridotto che ciò va a vantaggio della stabilità. Beh, qualcuno osserverà, ma se questa risultante è comunque esterna al punto P, produrrà comunque una rotazione del muro. Però attenzione, il muro ha un suo peso, quindi dovremo considerare anche il peso proprio P del muro, che rispetto a questo punto genera un momento opposto a quello prodotto dalla forza del terrapieno, dalla spinta del terrapieno. Ma negli esercizi che faremo in seguito, noi tenderemo a trascurare l'azione dell'attrito, quindi questa forza verticale che tende a inclinare il valore della spinta attiva. Una piccola osservazione. Supponiamo di avere un muro di sostegno che poggia su un terrapieno. Qui c'è il terrapieno. Ma attenzione, supponiamo che dalla parte opposta ci sia dell'acqua. Che cosa succede? L'acqua esercita sul muro una spinta alla quale si oppone la spinta del terreno. Chiamiamo questa spinta per esempio S con T, S con H la spinta dell'acqua. Allora, cosa succede? La spinta dell'acqua è superiore alla spinta del terrapieno e quindi il muro tende a spostarsi verso destra, a subire una lieve traslazione verso destra. E quindi anche in questo caso si genererà un distacco nel terrapieno del cuneo di spinta. Noi consideriamo però questa superficie di distacco, anziché curvilinea, rettilinea, e formerà comunque un angolo alfa con l'orizzontale. Bene, che cosa succede? Che l'angolo di attrito del terreno è in questo caso φ, è maggiore dell'angolo alfa, mentre nel caso precedente l'angolo alfa è superiore all'angolo di attrito φ, l'angolo di attrito del terreno. E l'angolo alfa è uguale, da prove sperimentali, a pi greco quarti meno φ mezzi, ovvero, volendoci esprimere in gradi, alfa è uguale a 45 gradi meno φ mezzi. Mentre invece ricorderemo, nel caso di muro e terrapieno soltanto, l'angolo alfa è dato da pi greco quarti più φ mezzi, ovvero 45 gradi più φ mezzi se vogliamo esprimerci in gradi. Facciamo ancora una considerazione. Abbiamo detto che se noi abbiamo un muro di sostegno, qualunque sia la sua sezione, l'azione del terreno, del terrapieno sul muro, è quella che viene esercitata da una parte del terrapieno che si distacca e si chiama cuneo di spinta,
e questo cuneo di spinta esercita sul muro una spinta che rappresentiamo con un vettore, spinta attiva. Questo abbiamo detto all'angolo alfa. Ecco, ma in realtà che cos'è questo S con E? S con E è in realtà la risultante di un diagramma di azioni sul muro, che possiamo disegnare qui, che ha forma triangolare. Quindi, valore nullo in sommità, valore massimo alla base. La risultante di questo diagramma triangolare, come ben sappiamo, è a un terzo dell'altezza H del muro. In realtà noi dobbiamo immaginare tutto ciò in maniera tridimensionale. Questo muro è in realtà un muro che ha una sua lunghezza, e se noi consideriamo un tratto di muro di lunghezza unitaria, cioè pari a un metro, questo diagramma sarà un diagramma del genere, a forma di prisma triangolare. Per capirci, supponiamo che questo sia il nostro muro di sostegno, che può avere una sezione di questo tipo. Il terreno esercita su di esso un diagramma delle spinte che è triangolare. Noi consideriamo, ai fini dei nostri calcoli, la risultante di questo diagramma, che è questa. Ecco. E questa risultante è posta a un terzo dell'altezza di tutto il muro. Ricordiamo ancora, noi possiamo avere un muro di sostegno della lunghezza di svariati metri, ma i nostri ragionamenti sul calcolo della spinta e sull'equilibrio lo faremo su un tratto di muro di larghezza che per comodità consideriamo pari a un metro, larghezza unitaria. Quindi tutti i ragionamenti che verranno fatti su questa porzione larga un metro del muro di sostegno vengono poi estesi all'intera parete. Questa è l'ipotesi che il terreno sia però sufficientemente omogeneo per tutta la lunghezza del muro. Quindi la risultante, la spinta attiva applicata a un'altezza di un terzo dell'altezza del terrapieno. In questo punto della superficie di contatto tra il diagramma e la parete interna del muro. Bene, possiamo fermarci qui. Buon lavoro.